scelto questa scuola perché c'è un ambiente molto bello, molto tranquillo, i professori sono sempre molto disponibili con noi. Ho scelto questo liceo perché mi piacciono le materie scientifiche e perché si fa molta pratica, il laboratorio. Ho scelto il liceo scientifico perché comunque è una scuola che offre un percorso molto adeguato ad affrontare l'università o comunque la vita. Uno scientifico è più completo perché alla fine fai, forse non fai greco, però anche comunque le ore di latino sono tante, le ore di storia, di italiano, quindi uno studente che esce da questa scuola ha più possibilità di scelta per l'università. Siamo nella sede del liceo Righi di Bagno di Romagna, dove funziona un corso completo dell'indirizzo liceale scientifico. 5 classi, 110 studenti, una scuola viva, attiva, che opera in sinergia con la sede centrale di Cesena. Il liceo scientifico Righi si articola in un orario che prevede la frequenza di 5 giorni nella settimana con un rientro pomeridiano obbligatorio nella giornata del martedì e la possibilità di avere il potenziamento di un'ora settimanale in prima e in seconda di inglese. Ok, just a minute. Ottima scuola, soprattutto perché per chi abita qui vicino, per me da Santa Sofia, invece di andare a Forlì, in cui il viaggio sarebbe più lungo, più impegnativo, dovremmo alzarci tipo alle 6 di mattina e avremo meno tempo per studiare, anche per stare insieme ai nostri amici, così. Poi è anche una bella comodità averne qui uno a Bagno, per, insomma, per tutti i ragazzi che vivono nei dintorni. Che... Vengo dalle Balze, lì è una posizione un po' sfortunata perché ad esempio molti miei amici devono alzarsi anche un'ora prima di me. In questa scuola ho imparato a studiare, ho imparato a essere capace, a non essere troppo stressata durante le interrogazioni, a autocontrollarmi, ed è importante anche perché quando andrò a fare i colloqui di lavoro sarà fondamentale questo. Sicuramente il teatro mi è piaciuto molto, l'ho fatto per 3 anni, anche il treno della memoria, ho potuto poi anche parlarne in classe. Anche l'aver fatto teatro i primi 2 anni, autocontrollo sulle battute, sulle azioni, è importantissimo lì. Abbiamo fatto laboratorio di inglese, è stato molto, cioè, secondo me, utile. In orario extracurricolare è possibile seguire anche una seconda lingua straniera a scelta fra il francese o lo spagnolo. È possibile frequentare corsi di recupero per il potenziamento didattico oppure corsi per l'acquisizione della certificazione di informatica, oppure corsi per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche, ovviamente inerenti alla lingua o alle lingue frequentate. Il liceo Righi di Bagno di Romagna non trascura nemmeno le esperienze di intercultura nei paesi stranieri, né le esperienze di stage di scuola-lavoro e nel periodo estivo. Ognuno ha
dei buoni rapporti in questa scuola con gli insegnanti, perché è una scuola che permette di legare facilmente. All'inizio ero un pochino spaventato, spaesato, perché era comunque un ambiente nuovo, però adesso mi sono ambientato molto bene, ho fatto tante amicizie. Dopodiché vi costruirete. La collaborazione tra noi studenti, soprattutto in questa classe, è molto forte, è molto sentita. Cioè, quando qualcuno è in difficoltà non viene mai lasciato solo e viene sempre aiutato comunque dal resto della classe. Seguendo un corso di spagnolo da ormai questo è il quarto anno e alla fine di quest'anno faremo la certificazione. In questi giorni ho preparato i fascicoli per partire intercultura. È un'esperienza che mi piacerebbe proprio realizzare, perché fare un anno all'estero comunque dai, non è una cosa da poco. Questa scuola mi piace molto perché sono molto gentile. Ho fila, Zena. Consiglierei questa scuola perché offre una buona preparazione per quanto riguarda l'area linguistica e anche quella scientifica, ma anche una buona preparazione in generale. Consiglierei questa scuola perché è molto familiare, quindi si sta bene, i professori seguono molto comunque anche le problematiche dei vari alunni. Sono Francesco e volevo dire che essere bambino di Romagna non significa essere fuori dalla vita politica scolastica. Io ad esempio sono rappresentante del liceo scientifico Augusto Righi, cioè a Cesena, siamo bambino di Romagna, della consulta provinciale degli studenti, e ne sono anche presidente da quest'anno.